Ciao, oggi vediamo come togliere la verniciatura dalla maniglia del Keteb. Alcuni modelli di Keteb sono venduti con questa tinta trasparente sopra la maniglia. Il problema della verniciatura è che durante l'utilizzo e durante l'esecuzione degli esercizi poi diventa scivolosa, diventa più problematico e difficoltoso tenere il Keteb in mano. Quindi, per esempio, si stanca molto di più l'avambraccio. Motivo per cui alcune ditte, alcune aziende verniciano la maniglia è perché una maniglia col metallo arrugginito o per esempio con della magnesita incrostata danno quel senso di vecchio, di usato, che magari all'interno di un certo contesto, un certo club che vuole rimanere di fascia un po' più alta, non va bene, anche perché le persone magari poi lo toccano, si sporcano le mani. Quindi l'idea, magari immagino, possa essere stata quella: verniciamo così il Keteb rimane sempre lucido e perfetto e pulito. Il problema è che è praticamente inutilizzabile. Ora, andremo a vedere come si toglie la vernice. Una delle domande potrebbe essere: perché te che lo sai e che ti serve un Keteb performante, l'hai comprato con la maniglia verniciata? Il motivo è che questo è un Keteb che ha delle dimensioni perfette, cioè questo è uno dei Keteb migliori che ci sia sul mercato. Il problema è che probabilmente chi l'ha ordinato e chi l'ha prodotto non si sono capiti e quindi sto Keteb doveva arrivare con la maniglia a metallo e invece è stata verniciata. Quindi, dato che il Keteb è perfetto, dato che il prezzo è buono, vale la pena comprarlo e mettersi lì e togliere la verniciatura. Chiaramente, un Keteb che ha la maniglia verniciata e che ha pure delle dimensioni sbagliate, anche se mi costa un terzo, non lo compro. È ferro messo lì che non serve a niente. Quindi, vediamo come si toglie la maniglia. Togliere la maniglia sarebbe un problema. Vediamo come togliere la verniciatura dalla maniglia. Serve soprattutto pazienza e buona volontà. Qualcuno mi ha chiesto: ma posso togliere la verniciatura con un Dremel o comunque una levigatrice? Allora, teoricamente sì, ci sono due problemi che a me diciamo non piacciono. Allora, il primo è che non sai quanto porti via, nel senso devi essere particolarmente bravo perché magari a un certo punto non togli solo la vernice, ma vai a togliere anche un po' di metallo. Quindi, insomma, attenzione se eventualmente vuoi usare una levigatrice. Poi l'altra cosa, sono tre le cose che non mi piacciono. La seconda è che, per esempio, forse dentro ci si entra male, ok? La terza è che non mi piace sostituire il lavoro manuale con quello della macchina. Quindi preferisco mettermi qui a fare 30-40 minuti di lavori manuali, dove mi lavorano proprio le mani, piuttosto che mettermi lì con la levigatrice. Però quest'ultima è una scelta mia. Il fatto che possa portare via il metallo e che possa non entrare bene in certi punti della levigatrice, questo invece è una cosa certa. Vediamo cosa serve, ti faccio vedere un po' come devi intervenire, poi siccome sta procedura dura comunque 30-40 minuti, interrompo il video, magari ti faccio vedere solo alla fine qual è il risultato. Allora, io ho la cassetta apposta sono un maniaco di queste cose, per la sistemazione delle maniglie, ci sono due metodi fondamentali. Uno, usi la spugna abrasiva, che è quello che preferisco. L'altro è la carta vetrata telata, ok? Quindi non quella di carta, ma quella telata, perché a questo punto, quando strappi una striscia, la fai un po' più fine e intervieni in questo modo. Lo incroci, ok? Questo, per esempio, è un Keteb pesante, quindi sta fermo anche da solo. E si lavora in questo modo, lo vediamo meglio. Però io preferisco la spugnetta. Poi ci vuole un panno, ci vuole l'alcol. Ok? Questo lo togliamo. Il panno e l'alcol ci serviranno dopo. Allora, ora avvicino anche
la fotocamera. Intanto o prendi la striscia, la metti incrociata, inizia a fare questo lavoro. Chiaro che mentre lo fai la mascherina non fa male, perché comunque vola un sacco di vernice, di polvere, di metallo, ok? Quindi uno dei metodi è ti metti lì con tanta buona volontà e tanta pazienza, e lavori in questo modo per togliere tutta la vernice, ok? L'altro, ok, come vedi già cambia il colore. L'altro è con la spugna abrasiva. La spugna abrasiva, ora questa l'abbiamo usata per togliere la vernice da diversi ketchup, quindi inizia a essere un po' vecchia. Comunque, con la spugna abrasiva, secondo me si fa prima e è più comoda perché prende la forma della mano, la forma della maniglia e si entra anche meglio dentro le curve. Avvicino un po' così vedi meglio. Allora, vedi qui dove è tutto lucido, la vernice chiaramente non è ancora stata toccata. Lasciarla così implica che la magnesite proprio non ci si attacca. Allora, questo chiaramente è solo uno dei modi, eh? Vedi? Ora in questo punto già il metallo è venuto fuori. Dove è rimasto più scuro c'è ancora la vernice sopra. Ok, vedi, è andato via. Qui è dove siamo arrivati al metallo, qui invece è dove c'è ancora la vernice. Ok, questo lavoro va fatto su tutta la maniglia. Quindi ci sono dei punti in cui con la spugna abrasiva si fa meglio. In altri magari invece conviene prendere la carta vetrata e farlo in questo modo. Ok, tutto questo lavoro va fatto su tutta la maniglia, però se vedi dove inizi a vedere lucido, in questo caso è dove siamo arrivati un po' al metallo, su tutto il resto c'è ancora la vernice. 30 o 40 minuti e l'abbiamo portata tutta a metallo. Oh, finalmente abbiamo finito, questa è quella ancora con la maniglia verniciata, questa è con la maniglia portata a metallo, la puliamo. Ok. Puliamo con l'alcol, così vengono via tutti i residui di grasso delle mani. La sporcizia. Ok, allora intanto un po' si vede la differenza fra la maniglia portata a metallo e quella verniciata. Ora vediamo cosa fa la magnesite sulla vernice e cosa fa sul metallo. Allora, anche senza acqua, vediamo cosa succede. Vediamo un po' di magnesite. Allora, con la verniciatura, niente, ovviamente non prende. Solo metallo, già meglio, eh?
Già meglio, chiaramente, questo è un metallo anche abbastanza liscio, ce ne sono di più porosi. Comunque, anche solo sul ferro, senza, come vedremo ora mettendo l'acqua, già meglio rispetto a questa. Questa scivola parecchio, questa già fa parecchio più attrito. Quello che possiamo fare, che generalmente si fa su una vaniglia nuova in questo, come questa qui, ma qualcuno lo fa anche di preparazione ogni allenamento, ogni gara, diamo prima una nebulizzata d'acqua in modo che la magnesite faccia più presa. Però vediamo cosa se succede se facciamo questa operazione con l'acqua sulla vernice e sul metallo, perché se no magari uno può pensare sì, vabbè, però qui ci ha messo l'acqua, di là no. Ok. Ok, sulla vernice, comunque sia, non fa niente. Come vedi, comunque sia, non fa niente. Dove c'è il metallo invece? Inizia a prendere un po' di più. Questa crosta che ci viene sopra, che per me questa vaniglia sarebbe anche già pronta per essere utilizzata, però continuando questo procedimento, quindi ammettendo ancora magnesite, eventualmente nebulizzando ancora acqua e mettendo ancora magnesite, verrebbe una bella crosta di copertura che fa sì che ci sia un gran bell'attrito. E tra l'altro, ora messa così, la maniglia e la magnesite è veramente soffice, non dà quell'effetto di borchiatura di carta vetrata che dà per esempio la magnesite vecchia, ok, usata. Niente, questo è quello che devi fare se compri un kettlebell e è verniciato, perché magari non sapevi questa cosa della verniciatura, o se per esempio, come in questo caso, il kettlebell è il migliore che ci sia, lo devi prendere per forza, ma quando arriva è verniciato. Nel caso mio questi sono i kettlebell che vengono usati in gara, quindi è chiaro che mi devo allenare con l'attrezzo che poi trovo in pedana, quindi se arriva verniciato mi devo mettere lì e non c'è altra soluzione che quella di sverniciare la maniglia. Bene, se ti viene in mente che hai bisogno di sapere qualcosa, se hai bisogno di un video, di un articolo, di qualsiasi cosa, basta che mi scrivi alla mia mail kettlebellspecialist@gmail.com.